Che c'è di meglio di un film sullo spadaccino monco? È un film dove gli spadaccini monchi sono due e poi si rivelano addirittura tre. Nel 1976 David Chang e Wong Yu formano una società di produzione, la Wang Zhang, cioè Wong Yu e Zhang Dawei, che era il nome cinese di David Chang, che ha sede in Hong Kong, anche se Wong Yu a Hong Kong non poteva girare per le ragioni che sappiamo, era stato esiliato a Taiwan, e si autoproducono questo The One Armed Swordsman, o anche The Two One Armed Swordsmen, i due spadaccini monchi, noto all'estero anche con altri titoli come Two Single Armed Heroes e Big Showdown. Insomma, vabbè, era un film girato a Taiwan, non a Hong Kong, e metteva insieme il primo spadaccino monco, che era Wong Yu, il secondo spadaccino monco, che era David Chang, che aveva ereditato il ruolo da Wong Yu in un film della Shaw Brothers importante, un capolavoro che ho già recensito a parte, che era appunto La mano sinistra della violenza. Tra l'altro questa immagine è proprio da La mano sinistra della violenza e sta su YouTube, quindi se voi incappate su un box su YouTube dove c'è scritto The One Armed Swordsman, la mano, mantieni l'odio per la tua vendetta, che era il titolo del film originale diretto da Chang Che per gli Shaw Brothers, sappiate che è un falso, perché poi voi cliccate sopra, gliel'ho anche segnalato, non so se l'hanno corretto, e va a fare invece il film del quale stiamo parlando, ossia I due spadaccini monchi, che in Italia è inedito. Però è divertente, bello no, ma figuriamoci, è eccentrico. Il divertimento è assicurato dal fatto che la sceneggiatura era scritta da Gu Long, che era il più influente scrittore cinese di arti marziali, non sceneggiatore, cioè era anche sceneggiatore all'occorrenza, ma come sappiamo il più grande sceneggiatore era Nick Wang, collaboratore abituale di Chang Che. Gu Long era un grande scrittore di novelle di arti marziali che all'occorrenza lavorava anche per il cinema, e qua si inventa una storia folle in cui due spadaccini monchi, che chiaramente hanno dei nomi diversi rispetto agli originali interpretati per la Shaw Brothers, perché lì c'era il copyright, sono incastrati da un terzo spadaccino monco nero vestito, che è interpretato dal perfido Lo Li, cinque dita di violenza, che uccide due guardie imperiali indossando una maschera e fa ricadere la colpa sui due, che poi attraverso tutta una serie di avventure, c'è anche, mi sembra di ricordare, un'allucinante escalation, gara a ostacoli dentro una grotta piena di cose assolutamente assurde, sembra il Luna Park, riescono a uccidere il cattivone e a ristabilire il loro valore e la loro estraneità ai fatti. La trama va presa come un fumetto della Marvel, però insomma gli attori erano importanti, c'era Wong Yu, che è tutto dire, che all'epoca ormai non era più il numero uno di Hong Kong, era il numero due o numero tre. C'era David Chang, che arrivava da molto lontano, aveva esordito negli anni 50 da bambino in questo film, e poi era diventato una superstar anche lui dei film di spadaccini. C'era anche Chang Yu, che ha fatto tanti film, lo sappiamo, e i combattimenti buoni erano coreografati dal signor Anning Che, ossia il big boss del film di Bruce Lee, assistito da questo signore qua, che poi anni dopo è diventato un volto ricorrente nei film di Jackie Chan e Sammo Hung come Operazione Pirati, il signor Dick Wei. Poi c'era Ye She Ye, che era questo attore bambino visto nel ruolo di Bruce Lee da piccolo nel film Bruce Lee, la sua vita e la sua leggenda, del 75. Tra gli scagnozzi, gli scherani, gli spadaccini cattivi, c'era il solito Lung Fei, che non mancava mai, l'Oliver Hardy cinese, il povero Ko Shao Pao, dico povero perché morì giovane, anche se ha interpretato più di 300 film, fa per l'ennesima volta il locandiere, che era il ruolo della sua vita. E tra gli stanti riconosciamo Wong Yuen Sheng, visto in tanti film, Il padrino di Hong Kong, Con una mano di rompo con due piedi di spezzo, il signor Chang Yi-Kuei, visto negli stessi film. Quindi alla fine il parterre di stuntman, le scenografie, un po' tutto ricadeva nello standard. Il film però è veloce, ritmato, è divertente nella sua assoluta propensione al delirio, perché se ne fotte altamente di ogni verosimiglianza e punta allo spettacolo, punta al divertimento, punta alla comicità. La comicità chissà quanto involontaria, secondo me molte cose le mettevano apposta per far ridere, altre invece erano, diciamo così, ironiche in quanto proprie al genere.
ma il film tutto si può dire tranne che sia noioso, ripeto, in Italia non lo trovate perché non è mai uscito, ma sta su YouTube col titolo originale The One Armed Swordsman, e se volete fare un bagno nella follia degli anni 70, ecco, questo è proprio un bagno di quelli in cui rischiate di annegare.